Senatore Gasparri, oggi qui si inaugura la Winter School, ma anche il giorno in cui insomma, il PDL si unisce intorno alla candidatura di Pierluigi Properzi, finalmente la quadra è stata trovata. La Winter School è diciamo, un'iniziativa di carattere politico-culturale che il senatore Quagliarella ha organizzato in varie occasioni in Abruzzo, e quindi sono lieto di partecipare come l'anno scorso a Celano a questa iniziativa. Ovviamente non ci sfugge che siamo alla vigilia elettorale, una vigilia elettorale complessa, per certi versi anche, come dire, insomma, attraversata da discussioni. Ora c'è una decisione, c'è la candidatura di Properzi, il Popolo della Libertà sarà in campo per fare la sua parte, conosco bene insomma il quadro che si è qui delineato, ma noi siamo in campo perché riteniamo di poter dare un contributo essenziale a un rinnovamento, a un cambiamento dell'amministrazione dell'Aquila, e ci auguriamo che gli elettori moderati, gli elettori che non hanno apprezzato la gestione della sinistra, sappiano individuare nella candidatura che il Popolo di Libertà ha deciso di sostenere e nella lista, nei candidati del Popolo di Libertà, la espressione delle loro istanze, delle loro proposte, e quindi sicuramente affrontiamo un impegno non agevole, ma con la determinazione che ci caratterizza sempre. Non sono le difficoltà che ci hanno mai scoraggiato, e poi l'Aquila in questi anni di problemi e difficoltà ne ha dovuti affrontare e ne sta affrontando ancora tanti, e riteniamo insomma di dover dire e fare la nostra parte in campo. Conosce bene il quadro, quindi conosce bene ciò che è accaduto, prima risaltate, un po' di tempo che si è perso, adesso ci può spiegare cosa è accaduto? Beh, questo lo devono spiegare i dirigenti regionali, conosco le vicende, non le ho gestite personalmente, ma come esponente di punta del Popolo della Libertà condivido ciò che è stato deciso dai nostri dirigenti territoriali, e quindi saremo qui anche in altre occasioni a sostenere il nostro candidato e i candidati della nostra lista, ovviamente in base alle dinamiche che si sono poi verificate all'Aquila, perché poi sono elezioni amministrative, quindi tutte le discussioni, le compatibilità e incompatibilità nascono dalle dinamiche del territorio, però io credo nel progetto del Popolo della Libertà, e credo che questo progetto debba essere sostenuto, essere condiviso, e debba anche passare attraverso le prove amministrative. L'identità, il radicamento di un partito forse si rafforza anche nei momenti dove può essere più difficile l'impegno. Tra i dissidenti c'è anche Carla Mannetti e il suo gruppo, che sono usciti comunque, cioè non sono usciti in realtà. Si sono autosospesi, hanno fatto chiodi. Certo. Questo non lo so, Chiodi cosa abbia detto. Sta facendo votare De Matteis. Non lo so, non mi sono occupato di cosa abbia fatto il presidente Chiodi. C'è anche qui la mia amica Ersilia, che è candidata nella lista. Ci sono, il Popolo della Libertà ha un'indicazione chiara a questo punto, che è quella di Properzi. Ha una sua lista, i suoi candidati. Chi fa scelte diverse evidentemente le fa ponendosi fuori da una linea e da una indicazione, e quindi questo è evidente. È ovvio che poi ognuno adduce le sue motivazioni, le conoscete meglio di me. Io personalmente sono un esponente di punta della Libertà, né, come dire, condivido, sostengo il percorso. Evidentemente in sede locale non è stato possibile, credo che anche nei giorni scorsi altri candidati abbiano frapposto alla unione di forze moderate delle loro motivazioni, delle pregiudiziali. Io credo che ciascuno avrebbe dovuto riflettere fino all'ultimo giorno in cui si presentano le liste e le candidature. Onorevole Cicchitto, oggi qui per inaugurare questa scuola, ma è anche il tempo di parlare di campagna elettorale. Oggi finalmente il partito si unisce attorno a Pierluigi Properzi, si può cominciare dopo le difficoltà degli mesi scorsi? Sì, le campagne elettorali si giocano tutte negli ultimi giorni, quindi cominciamo adesso a farla. Cosa è successo però dalle primarie saltate, un po' di tempo perso, cosa è successo nel PDL Aquilano? C'è una dialettica normale per scegliere i candidati, quindi. Ci sono anche dei forti esponenti che sono usciti, tra l'altro anche dirigenti regionali che sono a sostegno di altre candidature, su queste persone ci sarà l'intervento dei Probiviri? Credo di sì, comunque ci giochiamo la partita, adesso facciamo la campagna elettorale. Onorevole Sacconi è il primo ospite del comitato elettorale di Pierluigi Properzi, il segnale insomma che la campagna elettorale è finalmente iniziata. Assolutamente, per l'amico Properzi è cominciata già da un po', da quando generosamente ha deciso di mettersi a disposizione della comunità, del bene comune
degli aquilani e ha cominciato a sondare il territorio trovando riscontro alla propria disponibilità. In lui vediamo il simbolo della vitalità responsabile, cioè la sua scelta può essere la scelta dell'intera città, quella di non attendere necessariamente dall'esterno la soluzione ai problemi ulteriori della ricostruzione, ma soprattutto della vitalità economica e sociale della città, ma creare qui i presupposti perché poi anche possano essere attratte risorse e attività in questo territorio, a partire da quelle risorse intelligenti che sono anche compatibili con le caratteristiche della città, come sono quelle della cultura, dell'educazione, dello sviluppo, se volete, del capitale umano di questo territorio. Dalle primarie saltate un po' di tempo si è perso, cosa è successo nel PDL negli ultimi mesi? Ma io credo che in realtà, se si riferisce al PDL dell'Aquila, era comprensibile la ricerca di una soluzione nuova, e questa soluzione nuova alla fine si è prodotta. La discontinuità non è mai semplice, noi la vogliamo per la città, e per questo abbiamo incontrato la disponibilità che nell'amico Properzi si era manifestata per un impegno in un passaggio che possiamo dire senza retorica storico per la città. Credo che quindi tutto è bene quel che finisce bene, e adesso comincia una competizione con Cialente, che è l'unica vera alternativa. Senatore Quagliariello, finalmente oggi può partire questa campagna elettorale, il partito ha sciolto ogni riserva su Pierluigi Properzi dopo qualche difficoltà. A qui parte una scuola di formazione, e anzi continua una scuola di formazione perché è il terzo anno, e questa è la volontà del PDL di continuare a formare classe dirigente in questa regione. Coincide evidentemente con la campagna elettorale, anche se le due cose si tengono ben distinte. Prendiamo atto che il partito abbia sciolto la riserva e lo abbia fatto anche Properzi, e questo significa che da oggi ovviamente il partito sarà impegnato su questo fronte. Qualche difficoltà però c'è stata dalle primarie saltate, un po' di tempo perso, insomma, cosa è successo? C'è stata una difficoltà che non è una difficoltà soltanto aquilana, diciamo le cose come stanno, il PDL sconta in questa campagna elettorale un po' il trovarsi in mezzo al guado, la politica sta cambiando, come dice anche lo slogan di questa Summer School, e il PDL ha lasciato dietro le spalle vecchie alleanze per cercare di essere l'architrave del nuovo partito dei moderati. Non c'è più quello che c'era e non c'è ancora quello che noi auspichiamo possa essere il soggetto che torna a vincere. In questo senso abbiamo cercato in tutti i modi di presentare all'Aquila un candidato unico per tutte le forze che si oppongono alla sinistra. Questa cosa ovviamente ha portato una perdita di tempo, non è stato possibile, ne prendiamo atto, però ora è il momento di iniziare la campagna elettorale. Senatore, l'Aquila quindi può... Le giornate che seguiranno a questa dimostreranno ampiamente un modo diverso di interpretare l'impegno delle persone relativamente alla ricostruzione dell'Aquila. La mia scesa in campo è essenzialmente una questione di responsabilità. Non si può restare alla finestra a godere di rendite di posizione, siano esse professionali, culturali. Ad Aquila si è sempre fatto così. L'Aquila non ha più una rappresentanza politica e molti dei problemi aquilani sono legati al fatto di non avere una rappresentanza politica. Fugato ogni dubbio quindi sull'appoggio del PDL, insomma, qualche ora fa c'era stato un suo comunicato, insomma, dal quale sembrava che fosse rimesso un po' tutto in discussione. Era un comunicato da due anni, ma era un comunicato per dire partiamo subito perché è necessario iniziare bene
una campagna elettorale, e penso che meglio di così non poteva iniziare. In maniera convinta, partecipata, con un partito che ha capito l'importanza dell'Aquila quale luogo di sperimentazione di un nuovo modello di fare politica, che è quello che ha illustrato poco fa il senatore Maurizio Sacconi. Senatore Piccone, coordinatore regionale del PDL, oggi siamo qui per la Winter School, ma coincidenza, insomma, il partito ha sciolto ogni riserva sul candidato per Luigi Roberzi, finalmente si può cominciare, si può partire per le elezioni. Ma le riserve non c'erano nemmeno prima, diciamo che in qualche modo si è voluto nell'ambiente aquilano delegittimare il candidato sindaco Roberzi, sostenendo che il PDL non aveva ufficializzato la sua candidatura, mentre noi lo abbiamo fatto fin dall'inizio, l'ho ripetuto più volte, poi voglio dire più di quello che abbiamo fatto non potevamo fare, insomma non credo che il PDL abbia mai dato modo di pensare che non ci fosse questo apporto e questo sostegno. Il partito però ha fatto registrare anche delle defezioni, alcune anche importanti, di esponenti di rilievo del partito. Nei loro confronti che provvedimenti verranno presi secondo lei? Guardi, noi siamo nella solita situazione nella quale vorremmo tenere tutti dentro, ma non possiamo permetterci più un partito senza regole. Per cui dovremo cercare con intelligenza di capire laddove si può recuperare un rapporto e dove è recuperabile, e laddove invece vale la pena far valere un po' le regole che lo stesso Alfano ha dettato. Quindi cercheremo di farlo in un clima di assoluta serenità. Mi rendo conto che chi è sul territorio, soprattutto chi è all'Aquila, vive una contrapposizione che insomma, ai vertici non deve appartenere, ci vuole un po' più di lucidità e noi cercheremo di averla. Sta arrivando ad Avezzano, ultima domanda: che differenze ci sono tra la campagna elettorale qui all'Aquila e ad Avezzano? Guardi, sostanzialmente siamo in una situazione completamente opposta. Ad Avezzano veniamo fuori da 10 anni di amministrazione, di buona amministrazione, e dobbiamo dare solo continuità con le difficoltà del momento, ma dobbiamo dare continuità e siamo estremamente fiduciosi. All'Aquila, fin dopo la tornata, diciamo, amministrativa di Tempesta, in qualche modo si era intravisto un PDL che si era sostanzialmente indebolito, quindi bisogna ricostruire un tessuto intorno a un gruppo dirigente che deve dimostrare di potersi aprire di più. Sono in grado di portare qui avanti questo fardello? Il PDL lo deve fare per forza, quindi o sono in grado o lo faranno altri.